Crisi idrica. Intorno alle 18 è arrivata in redazione un'email, titolo Crisi idrica, virgola, Cocina due punti, fondamentale l'uso della nave cisterna ma con nuovi pozzi più acqua ad Agrigento. Siamo felici perché ad Agrigento gli interventi hanno consentito ad AECA di immettere nelle reti idriche 150 litri al secondo di acqua in più. Questo dato è destinato ad aumentare di altri 100 litri al secondo. Continuano la regione siciliana, continua l'ingegner Cocina a parlare di pozzi e quindi di situazioni che a mio modo di vedere sono vergognose. Allora, benvengano i pozzi in questo momento che avete deciso che è di emergenza perché l'avete creata voi. Adesso vi mando in onda una parte di intervista che ho fatto ieri al professore Pagliaro, una parte che avevo ritenuto di non pubblicare. Mi sembrava, come dire, fuori luogo perché riguardava non la nostra provincia, ma adesso la mando in onda perché l'acqua c'è in Sicilia, l'acqua c'è ed è abbondante. Ascoltate il professore Pagliaro. Un'enorme rete di invasi, i quali però invasi devono essere manutenuti per evitare, ad esempio, che l'acqua venga, ci sia l'obbligo di spenderla a mare per motivi di sicurezza. 30 anni di mancati investimenti, investimenti rallentati appunto nel campo delle strategiche infrastrutture idriche, che pure c'erano state in Sicilia tra l'immediato dopoguerra e i primi anni 90, diciamo sul finire intorno al 92-93, sul finire di quella che diciamo, chiamiamo Prima Repubblica. Quegli investimenti giganteschi c'erano stati, avevano donato alla Sicilia un'enorme rete di invasi, i quali però invasi devono essere manutenuti per evitare, ad esempio, che l'acqua venga, ci sia l'obbligo di spenderla a mare per motivi di sicurezza. È notizia di pochi giorni fa, sono venuti un deputato nazionale, l'onorevole Bonelli, e prima ancora il ministro delle infrastrutture, Salvini, che sono rimasti sconcertati dal vedere che nella diga che è Selvetrano, una zona a fortissima vocazione agricola, eppure è piena d'acqua. L'acqua viene buttata a mare perché la mancata manutenzione della diga fa sì che l'acquolizzazione, diciamo, data dal ministero all'acqua che può essere invasata, contenuta in questo invaso, è molto più bassa delle sue capacità. Quindi quando supera quel livello, diciamo, massimo comunicato dal ministero, vanno aperte le paratie e l'acqua viene buttata a mare, proprio a mare in senso letterale.